conheceu uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela. Beijo descalço, gastando canela. Hoje nós solto de toda São Paulo. De nave no ano, tô na passarela. Na chuva, no frio. Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi, eccoci qui, ritro a noi sulle campane 1927. Sono Simone e quest'oggi andremo a parlare di una partita, secondo me, al dir poco di spettacolare. Mamma mia che partita all'Etihad Stadium tra City e Tottenham. Uscita vincitrice il Tottenham, però andiamo a analizzare la partita. Primi 12 minuti di gioco, qualcosa, boh, non so se di abominevole o spettacolare, due gol da un lato e dall'altra. Però i terzini del Tottenham, tra Trippier e Rose, non si sa chi è stato più scandaloso ieri sera, anche se Rose è più un giocatore offensivo che difensivo. Poi infatti hanno fatto fare il primo gol all'inglese Sterling, si è girato in mezzo a tre, se non sbaglio, Underweireld, Trippier e un altro che adesso non ricordo, e pam, all'angolino dove Lloris non può veramente arrivare. Poi gol di Son all'incrocio, mamma mia, Ederson proprio ci ha fatta la foto, mamma mia. Pure Laporte ieri sera non è che ha giocato così tanto bene, infatti, boh, non, se pensavo che vicino a Company faceva una prestazione un po' più di livello, ma invece proprio lo scatafascio, anche se Company ieri, bella partita, dai. Poi nel Tottenham, al posto di Lucas Moura, nel secondo tempo entra Fernando Llorente, l'uomo della Champions, che doveva restare a Juve, però vabbè. Fa un gol che ancora si discute, che non si sa se l'ha presa de braccio, poi de gamba, però boh, per me era gol. Vabbè, alla fine sono passati. Poi il gol di Aguero, il gol 92esimo del City, che il Tottenham stava in lacrime, ma poi grazie alla VAR è passato il Tottenham. Mentre a Oporto non c'è stato proprio discussione, il Liverpool 4-1 sul Porto, che manco lui sa, manco il Porto sa perché stava ai quarti di finale. E quindi, boh, c'è il Porto veramente scandaloso. In semifinale ritroveremo le partite Ajax, Tottenham e Liverpool, Barcellona. Non so veramente chi vincerà questa Champions League al Santiago Bernabeu. Non so, proprio per tifare una squadra, una rivelazione, dai, tifiamo l'Ajax, dai. Quindi forza Ajax per questa Champions League. Spero il video di oggi vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!